Il gran giorno di Coinbase, una delle più grandi piattaforme di scambio al mondo di criptovalute. La società si quota al Nasdaq, sancendo il suo ingresso nella finanza mainstream di Wall Street. Il Nasdaq ha attribuito a Coinbase un prezzo di riferimento. In questo momento escono proprio le breaking news. È cambiato il prezzo da 250 dollari per azione a 350 dollari per azione, un cambio piuttosto importante per una valutazione complessiva della società di circa 70 miliardi di dollari. La capitalizzazione, secondo le previsioni della vigilia, potrebbe arrivare anche fino a 100 miliardi di dollari. Tra pochissimo proprio la quotazione di Coinbase. Che cosa significa per il mondo delle criptovalute? Lo chiediamo a Valerio Rossi, formatore e divulgatore digitale. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito. E innanzitutto, appunto, le chiedo che cosa significa per il mondo delle criptovalute questo passo netto verso la finanza mainstream, ovvero la finanza tradizionale. Ah, sicuramente voglio dire, la quotazione di Coinbase è un evento assolutamente unico e che va guardato con grande interesse perché in un certo senso si sposa la finanza tradizionale con l'innovazione e quello che è il nuovo mondo delle criptovalute, il nuovo mondo del valore digitale. Quindi sicuramente assisteremo adesso, addirittura vedo i commenti sui vari siti, vari portali, si fa fatica ad acquistarle. La quotazione base di 250 dollari è già schizzata a 340, 360 in preapertura. C'è un po' di problemi tecnici, alcuni fanno addirittura anche delle simpatiche battute che tanti stanno svendendo i titoli per comprare i titoli di Coinbase. E come tutte le aperture di queste novità, consideriamo che Coinbase ovviamente è una delle società leader negli exchange di criptovalute e sicuramente assisteremo a un rally importante, soprattutto adesso nei primi giorni di quotazione, come di solito vediamo quando succedono queste novità assolutamente rilevanti. Mi auguro che Coinbase rappresenti diciamo, l'inizio dell'apertura di un mercato assolutamente importante come quello delle criptovalute, che diventerà il vero valore del futuro prossimo. Intanto le chiedo, sto vedendo proprio le ultime notizie, che la valutazione si è già spostata da 250 a 350 dollari per azione per un totale di circa 65, tra 65 e 70 miliardi di dollari. Stiamo parlando del market cap. Le sembra una valutazione onesta? Assolutamente sì, anzi, diciamo che francamente alcuni nei vari portali che seguo parlano già di prezzi addirittura di 500-600 dollari, quindi un incremento rispetto al prezzo di base del 30-40% era assolutamente da aspettarsi. Ho visto per esempio sul mercato delle criptovalute delle cose che assolutamente non sono paragonabili, se vogliamo, no? È chiaro che nella normale e idea e approccio di un investitore poter speculare chiaramente con un grado di rischio molto alto in queste situazioni e portare a casa magari un 30-40% nel giro di pochi minuti o di poche ore è una cosa che attrae moltissime persone. Però bisogna stare attenti perché come sale rapidamente scende altrettanto rapidamente. Sicuramente a livello di prezzo è interessantissimo perché questa novità, questo assoluto approccio di questo nuovo mondo porterà sicuramente grandi, grandi benefici, mi auguro, a tutti coloro, non solo agli investitori, ma proprio al mercato stesso di quello che è non solo le criptovalute, perché il mercato a cui si rivolge, essendo un exchange, è un intermediario che compra e vende criptovalute. Ma consideriamo che anche lo stesso mercato nel giro di 4 mesi è praticamente più che decuplicato. Pensiamo che il mercato delle criptovalute a cui si rivolge oggi ha un valore di 2.225 miliardi, 2 trillion,2, cioè un numero veramente pazzesco. Pazzesco
Pazzesco soprattutto di come si è realizzato, di come siamo arrivati a questi numeri in tempi così, così brevi. Perché naturalmente nel mondo si stanno chiedendo, e se lo sono chieste anche e soprattutto le banche più importanti come JP Morgan, Morgan Stanley, la stessa Goldman Sachs che ha cominciato a mettere a disposizione dei servizi per l'acquisto di criptovalute perché nessuno vuole stare fuori da un mercato che si presenta estremamente ricco e che cambierà, mi auguro, il mondo in senso migliore. Ecco, questo voglio dire. Infatti, poi le volevo chiedere perché la società si sta quotando tramite il cosiddetto direct listing, al posto di un IPO tradizionale. Certo. Bisogna interpretare in qualche modo questa decisione e come? No, sicuramente diciamo, sono cambiati poi i parametri anche di quotazione, no? Quello che è la trasformazione inevitabile che il mercato azionario tradizionale, e in questo caso il tecnologico riferito al Nasdaq, dove che è quotata Coinbase, porterà sicuramente dei sistemi di quotazione molto più rapidi, molto meno legati a questioni burocratiche o regolamentate, perché chiaramente la regolamentazione, se da una parte dovrebbe proteggere gli investitori, dall'altra parte anche impedisce spesso e volentieri l'innovazione. Quindi trovare una giusta via per dare la possibilità alle persone quindi di approcciare a un mercato nuovo, ma soprattutto a aziende come in questo caso Coinbase, che si pongono in un mercato assolutamente nuovo o quantomeno recente, dove la storia rispetto alle classiche blue chips o alle le grandi big tecnologiche contenute nel Nasdaq hanno ovviamente una storia diversa e si propongono in un mercato assolutamente diverso. Quindi benvenuta Coinbase perché mi auguro che sia la prima di un'apertura ancora più allargata di altri exchange importanti. Probabilmente Binance non starà a Probabilmente guardare. anche Kraken a questo E punto. assolutamente Kraken, BitMEX, Bitfinex, ci sono diversi colossi prevalentemente asiatici che guardano con interesse quello che sarà appunto questo pioniere che appunto si chiama Coinbase, che ha messo a disposizione fin da tempi iniziali servizi, app, possibilità ovviamente di comprare criptovalute a condizioni favorevoli e quindi aprendo un mercato che si presenta assolutamente straordinario di poco, insomma, ecco, tutto lì. Intanto, le faccio un'ultimissima domanda, se secondo lei questa quotazione avrà un impatto sul prezzo del Bitcoin. Andiamo a vederlo proprio in questo istante, oggi sta oscillando tra 63.000 dollari e 64.000 dollari, naturalmente una criptovaluta, un asset estremamente volatile, altrettanto speculativo, però se ci sarà a suo avviso una correlazione tra la performance del Bitcoin e naturalmente da ora in avanti la performance di Coinbase in borsa. No, direi di no, perché le criptovalute che sono comunque così diverse una dall'altra, Bitcoin è la valuta per eccellenza decentralizzata ed è una valuta quindi alle cui spalle non esiste un'azienda di riferimento come per esempio può essere per la numero 2 Ethereum dove c'è un riferimento che è Vitalik Buterin piuttosto che Binance Coin che è un exchange di un'azienda esattamente come Coinbase che si propone sul mercato degli scambi di criptovalute piuttosto che anche la maggior parte delle criptovalute che sono quotate fanno sempre riferimenti a un'azienda che ha uno specifico business plan e ha magari un settore di riferimento anche ben specifico, e sulla base di quelle vengono premiati o alle volte ovviamente vengono così disattesi oppure abbandonati come tipo di investimento, come alternativa, perché ricordiamoci sempre che al di là della variazione finanziaria specifica,
Sicuramente stiamo assistendo a un cambio di valore, un cambio proprio del concetto del valore del denaro, dell'investimento in tutti i suoi Sì. metodi che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Grazie mille per questo commento, grazie a Valerio Rossi, formatore e divulgatore digitale, buon pomeriggio e a presto. Grazie mille, a presto, grazie a voi.